In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino a oggi. Ecco, prima abbiamo ascoltato una preghiera antichissima che è la sequenza pasquale, ed è una preghiera molto figurativa, molto plastica, perché descrive in qualche modo il mistero, quello che è accaduto quella notte, questa notte. E allora dice così: morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Morte e vita. È un bel duello questo. Noi diamo per scontato che la morte sia vittoriosa sulla vita. Diamo per scontato perché quando qualcuno muore, diciamo, è finito tutto. La morte pone fine a tutto. La morte è il termine ultimo di tutto. E questo immaginario ce lo abbiamo così un po' impresso dentro il cuore. Questa notte succede uno scontro tra la morte e la vita. E sentite un po', si sono affrontati in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Cioè, che cosa accade? È stato un po' come l'escamotage del cavallo di Troia quando è entrato nell'accampamento nemico. Cioè, Gesù, che era la vita, per vincere la morte, è entrato dentro la morte. Entrando dentro la morte, da dentro ha fatto implodere la morte e ha ottenuto una vittoria definitiva, cioè la vita ora è sempre vittoriosa rispetto alla morte. Questa è la notizia più bella che noi abbiamo oggi. C'era una filosofa, Hannah Arendt, che aveva un compagno, un altro filosofo, Heidegger. Heidegger diceva: beh, vedi, siamo nati per morire. E lei diceva invece: siamo morti per vivere. Cioè, noi non siamo nati per morire, ma noi piuttosto siamo morti per vivere. Ma voi osservate la natura, pensate come si compone la terra. Com'è nata la terra? È nata, pensate un po', dalla morte delle stelle. Le stelle sono implose, sono morte, e gli atomi che componevano le stelle sono state, la combustione ha creato questi atomi che poi sono arrivati in una zona dell'universo, si sono messi insieme ed si è formata la Terra.
e si è formata la vita. È vero che siamo figli delle stelle, ma di stelle che sono morte. Cioè, ogni volta che muore qualcosa, nasce qualcosa di più grande. Gesù faceva proprio l'esempio del chicco di grano. E lui diceva, vedete il chicco di grano? Cade in terra e muore. Ma muore, nel momento in cui muore, porta frutto. Arriva il germoglio. Allora, già la natura ci dice questo. Già la natura ci parla di vita che nasce dalla morte. Ma oggi Gesù ce l'ha detto in maniera chiara, definitiva. Gesù ha vinto la morte per sempre. Quindi anche la morte estrema porterà una risurrezione, porterà una vita. Non si muore se non per rinascere. Ogni morte porta una risurrezione. Questa parola di Gesù credo sia molto importante oggi, dei tempi di oggi. Oggi stiamo vivendo una morte, perché effettivamente è così. Ma proprio oggi, in questo tempo mortifero, la parola di Gesù ci dice che la vita vincerà sulla morte. E quindi arriva sempre un'alba nuova. Proprio quando la notte è più oscura, che l'alba è più bella. Proprio quando la notte è più oscura si sta preparando un'alba splendente. Ecco, funziona proprio così. Quindi Gesù oggi va a vincere la morte e trionfa per sempre. Chi ci dice queste cose? Pensate un po', se le dice una donna, Maria Maddalena. Dicevo anche prima, quando andrò in paradiso, speriamo, andrò da Maria Maddalena e mi farò dire, ma cosa hai visto quel giorno? Perché quello che ha visto Maria Maddalena è unico. Cioè Maria Maddalena ha visto la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto. Cioè lei è come aver visto il Big Bang. Ecco, un'altra cosa che chiederò agli angeli quando hanno visto il Big Bang. Cioè è partito tutto lì, in quel momento, in questa notte è esplosa la risurrezione. Non c'erano i discepoli, non c'era Pietro, il capo della chiesa, c'era una donna, fra l'altro una donna un po' borderline, sapete chi era? Maria Maddalena. Una donna ha incontrato per primo Gesù, il risorto. E poi sono stati visti il sudario e le sue vesti. Il sudario è quello che si metteva sulla fronte e le vesti sono quel telo di lino che viene che avvolge i morti. Ecco, quel telo lì noi lo abbiamo. A Torino è la sindone. Il sudario è a manopello. Due segni misteriosi che sono sempre oggetto di così di perizie, ma una cosa che a me sorprende, che messi e sovrapposti l'uno all'altro riprendono lo stesso volto, sono perfettamente identici eppure arrivano da due storie così diverse. Ecco, allora sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Questo è l'annuncio pasquale. In Oriente si dice così, Cristo è risorto, e l'altro risponde, sì, veramente è risorto.